Patrizia ha avuto una capacità di parlare con un linguaggio molto semplice, che era accessibile sia ai piccoli che ai grandi, e ha fatto scoprire delle bellezze della natura. È nata nei ragazzi la ricerca, il desiderio, erano entusiasti, aspettavano con ansia il lunedì, anche perché hanno collaborato con i cartelloni, anche le famiglie hanno aiutato i ragazzi, però ognuno era felice di fare qualcosa di bello di quello che avevano vissuto. Io sinceramente sono rimasta contentissima e non so come ringraziare, con l'augurio più bello di lavorare così come ricercatori, di fare sempre le cose più belle e far scoprire la bellezza del creato, perché attraverso queste cose, attraverso gli animali, attraverso il mare, attraverso l'acqua, scopriamo la bellezza e l'amore di Dio. Raccontare la ricchezza e la profondità del percorso che abbiamo intrapreso grazie a voi è ben poco rispetto a quello che è potuto trasparire dagli atteggiamenti dei miei bambini. Parlare del mare e quindi del pianeta blu è stato basilare per la crescita, anche se diciamo è durato poco e dovrebbe continuare. E in un contesto anche più grande questo percorso e questo argomento. Il mare, si sa, in dubbio è l'ambiente più importante per la nostra vita. Ho abituato questi bambini alla consapevolezza della difesa dell'ambiente come crescita personale, chiaramente dal mio punto di vista pedagogico, ma devo dire che anche i genitori sono molto, molto, molto sensibilizzati a questo tipo di argomento. Li ho visti entusiasti, li ho visti interessati, motivati, e attraverso le domande, la curiosità che grazie a voi è scaturita in loro. Il percorso è stato ricchissimo, cominciando dalla mitologia che loro affronteranno quando saranno un pochino più grandi, e attraverso lo studio del Mediterraneo, del Mar Tirreno, che è il nostro mare, che noi in ogni momento possiamo fruire. Come hanno lavorato i miei bambini? Hanno lavorato con il disegno, ma soprattutto durante gli incontri hanno fatto delle domande mirate, specifiche e molto esaurienti. Quindi questo significa che è stato fatto un buon lavoro di squadra da ambo le parti, e che spero vivamente possa continuare in seguito per una crescita continua. In un certo tempo il Mar Mediterraneo si era come chiuso, e lì non c'era più acqua, era rimasta soltanto terra. Poi in un certo momento si è riaperta e tutta l'acqua è rientrata nel Mar Mediterraneo, e sono entrati alcuni pesci che non erano di questo mare. Allora, abbiamo detto che il mare non è il nostro ambiente, quindi non lo dobbiamo inquinare, perché è molto importante tenere pulito il luogo dove vivono i pesci e tutti gli esseri marini. E quindi dobbiamo ricordarci sempre di non inquinare il mare e di mantenerlo pulito. Ci è piaciuto molto quando abbiamo parlato del Polo Sud e del Polo Nord. Per esempio, l'animale tipico del Polo Sud sono i pinguini, e invece quello del Polo Nord sono gli orsi polari. Infatti del mare sono i miei animali preferiti, diciamo.